Grazie Presidente. Vorrei riferire di un fatto accaduto il giorno 23 ottobre tra via Condotti e nell'area antistante Piazza Montecitorio e Palazzo Chigi. La persona interessata è un cittadino che per passione e impegno civico fa il blogger, ovvero fa informazione libera e indipendente tramite un blog sul quale pubblica articoli e video di natura politica e di costume. A detta del blogger, nella mattina del 23 ottobre, mentre era impegnato in alcune riprese video nei pressi di Via dei Condotti, è stato bloccato da personale della Polizia di Stato, che lo avrebbe portato presso il commissariato Trevi Campo Marzio, nel quale è stato identificato ed obbligato a cancellare le immagini sin lì registrate, cosa che lui dichiara di aver fatto senza porre la minima resistenza. Rilasciato dal commissariato, il blogger si è recato nuovamente nei pressi del Parlamento, anche perché era a conoscenza di una serie di incontri a livello internazionale che si stavano tenendo a Palazzo Chigi. E qui, mentre riprendeva delle scene, nella quale era interessato anche l'onorevole Ravetto, è stato nuovamente fermato da personale della Polizia di Stato, in divisa e in borghese, e nu è portato nuovamente nei locali del commissariato di Campo Marzio. Il blogger afferma di non aver opposto alcuna resistenza, ma nonostante questo è stato portato anche presso la polizia scientifica, ove è rimasto per circa 3 ore per essere fotosegnalato ed è stato finalmente rilasciato dopo ulteriori accertamenti. Ha esposto denuncia e se la ricostruzione dei fatti narrata dal blogger fosse corretta, saremmo di fronte a un comportamento intimidatorio molto grave da parte delle forze dell'ordine e che potrebbe configurare un vero e proprio abuso di potere. In base a quale norma si pretende la cancellazione delle immagini registrate, visto che qua davanti, questa davanti è un'area pubblica? Quali presupposti di necessità e urgenza giustificavano una misura restrittiva della libertà personale del blogger? Mi rivolgo a lei, Presidente, ai colleghi in aula, ai ministri competenti, e in particolare al Ministro dell'Interno Alfano, affinché si faccia chiarezza su quanto accaduto a questo cittadino, che per esercitare il legittimo diritto alla libera informazione ha dovuto subire comunque degli atti lesivi della propria libertà e della propria dignità. Tutto ciò senza aver espresso, a quanto afferma, alcuna forma di resistenza e aver fatto tutto Concluda. quello che il personale delle forze dell'ordine, presumibilmente anche al di là del ragionevole, gli hanno intimato di fare. Noi non conosciamo le opinioni, non ci associamo alle opinioni del blogger, ci teniamo soltanto ad intervenire a difesa di un'informazione libera e indipendente, che può essere fatta solamente da cittadini o anche grazie all'aiuto di cittadini liberi che con il proprio coraggio e i propri strumenti personali portino a un'informazione Grazie, più corretta. Grazie a lei. grazie.